Abbiamo presentato questa proposta di legge che prevede l'istituzione del garante dell'anziano. Siamo arrivati a pensare questa legge da una considerazione che nel 2018 in Regione Abruzzo, al 1 gennaio 2018, gli anziani erano pari al 7,7% della popolazione, pari a 101.000 unità, a fronte dei 47.000 del 1991, che rappresentavano il 3,7% della popolazione. Questi riferiti agli ultraottantenni. Gli ultracentenari nel 2018 erano 418 a fronte dei 90 del 1991. Quindi vediamo come aumentano sempre di più gli anziani, una popolazione che invecchia, e quindi si rende necessario, a nostro avviso, istituire una figura, il garante degli anziani, che è intesa come autorità indipendente di Regione Abruzzo, tesa a tutelare a 360 gradi gli interessi e i diritti degli anziani. Sempre più spesso noi vogliamo, pensiamo appunto che gli anziani non debbano più rappresentare un peso di cui disfarsi, ma una risorsa per trasferire alle future generazioni o alle generazioni, alle nuove generazioni, i saperi degli anziani. Ecco, questa figura vuole appunto interfacciarsi con tutte le istituzioni, tutelare gli anziani a partire dalla tutela del diritto alla salute, diritti sociali, relazioni, tutela da truffe e raggiri che sono sempre più numerosi a sfavore degli anziani, appunto. La figura del garante deve, può attivare procedure extragiudiziali di tutela dell'anziano, deve occuparsi di verificare le condizioni di vita degli anziani che troppo spesso sono soli e ricoverate in strutture sanitarie o sociali che sono dei veri e propri lager. Ecco, interessare la figura del garante possono essere i cittadini, gli anziani stessi o le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli anziani, che possono sollecitare al garante ogni tipo di lesione dei diritti degli anziani. Il garante interverrà presso le strutture pubbliche, private, qualora ravvisi profili penalmente rilevanti, il garante ha l'obbligo di denunciare anche all'autorità giudiziaria. Ecco, è una figura che manca ed è importantissima e serve al nostro territorio. Noi abbiamo previsto che il garante debba essere appunto scelto dal Consiglio regionale a maggioranza tra le figure che hanno una comprovata esperienza in materia geriatrica, psicologica, sociale, in materie giuridiche, quindi che hanno un bagaglio di conoscenze anche scientifiche sull'argomento, e appunto la nomina seguirà la legislatura, quindi avrà la durata del mandato della legislatura in corso. Abbiamo previsto anche un rimborso per le attività del garante molto minimo, in linea con la figura del garante dei detenuti già in vigore presso Regione Abruzzo, del garante dell'adolescenza e dell'infanzia. Grazie.